Come imparare ad essere un comunicatore persuasivo? Ci sono diverse tecniche che puoi usare per diventare un comunicatore persuasivo. Eccone alcune. Sii credibile. Per essere persuasivi, è importante che gli altri credano in noi e nelle nostre idee. Per raggiungere questo obiettivo, dobbiamo mostrarci competenti e affidabili, fornendo informazioni accurate e basate su dati e fatti concreti. Utilizza la teoria dei 6 gradi di separazione. Secondo questa teoria, ogni persona può essere collegata a qualsiasi altra persona del mondo in soli 6 gradi di separazione. Nella comunicazione persuasiva, questo significa che dobbiamo cercare punti in comune con il nostro interlocutore, per creare una connessione e una relazione di fiducia. Fai appello ai desideri e alle emozioni del tuo interlocutore. Le persone sono spesso influenzate dalle proprie emozioni e desideri. Quindi, se vogliamo persuaderle, dobbiamo cercare di capire quali sono i loro desideri e le loro emozioni e utilizzarli a nostro vantaggio, facendo appello ai loro valori e alle loro aspirazioni. Utilizza la tecnica della ripetizione. Ripetere un'idea o un concetto più volte può aumentare la probabilità che venga accettato dal nostro interlocutore. Tuttavia, è importante non esagerare e non ripetere lo stesso concetto in modo monotono, altrimenti rischiamo di annoiare il nostro interlocutore. Fai domande. Fare domande al nostro interlocutore è un modo efficace per coinvolgerlo e farlo sentire parte della conversazione. Inoltre, ci permette di capire meglio le sue opinioni e le sue esigenze, per adattare il nostro discorso in modo da essere più persuasivi. Spero che questi consigli ti possano essere utili nella tua ricerca di diventare un comunicatore persuasivo. Ricorda che la persuasione è una competenza che si può imparare e migliorare nel tempo. Quindi non scoraggiarti se non ottieni subito i risultati desiderati. Continua a praticare e a sperimentare nuove tecniche, e vedrai che col tempo diventerai sempre più persuasivo.